Ok, Brad, ci siamo. Vado a cercare Calder e a riprendermi l'hard disk. Bene, gli elicotteri stanno arrivando. E ho un messaggio per te. Ehi, Frank. Qualcuno ha ascoltato questi messaggi e penso sia stato tu. Quindi, se trovi il mio cadavere, fai il favore. Non pisciarci sopra, ok? Che diavolo, Vic? Posso contattarla via radio? Perché mai? Perché agli occhi di un federale come me non esiste niente di più letale al mondo di un giornalista disposto a tutto pur di farmi il culo. E quando due giornalisti lavorano fianco a fianco... Credo che sia troppo tardi. Vedremo. Allora, bombe, dove volete andare? Bingo! Calder non ha sentito questa? Almeno so che è sordo, oltre che brutto. Di tutte le cattive idee che abbia mai avuto, questa è di sicuro la peggiore. Cazzo! Oh, mastodontico cazzo!
Vedo né il palmo né il naso. Porca vacca. Frank! Qualcosa! Intendi! Sto zitto! Spegni questo affare! Frank! L'evacuazione è iniziata! Ti aggiorno dopo! Non mi aggiornare!
santissimo Natale! Santo cielo, svegliati, Frank! Per la volpe per il lupo. E su, e su, e su, la catena che consuma se stessa. Wow, questa è bella. Dove si colloca l'uomo? È sovrano. Vive, uccide, brucia, avvelena i mari, lacera e squarcia il cielo! Cedere al peso degli anni. Ma presto sconfiggerà anche il tempo. Veniamo da assassini. Queste mani da umane hanno preso. Ma adesso... No. Ripagheremo tutto. Sei incazzato!